No, non conoscevo l'associazione Mercurio. La mia esperienza è che niente, sono arrivato qui a lavorare e in realtà quando ho iniziato a seguire la parte di comunicazione della scienza, che ha una grossa fetta che riguarda eventi, comunicazione, cioè diciamo comunicazione con il pubblico in maniera informale, quindi divulgazione scientifica, festival, laboratori nelle scuole o anche all'interno dell'ospedale. Diciamo, ho incontrato anche l'associazione Mercurio perché l'associazione aveva già avviato una partnership con l'ospedale l'anno precedente, anche se era stato proprio l'anno di lancio, quindi diciamo era stato un po' la fase più sperimentale. Io ho avuto la fortuna da un lato di arrivare e di trovare già un esempio del lavoro che era stato fatto l'anno scorso, sulla quale poi diciamo abbiamo costruito. Perché lavorare con un'associazione come l'associazione Mercurio, secondo me, perché l'ospedale ha sicuramente come obiettivo importante fare cultura scientifica e cultura della salute, e le due cose sono sempre più sovrapposte o comunque sono sempre più legate, perché ormai diciamo il mondo della salute è un mondo come deve essere. Si dice evidence-based, nel senso basato sull'evidenza, in senso più ampio possibile, dalle ricerche cliniche alla ricerca di base del laboratorio, e nel nostro ospedale c'è tutto. E secondo noi è importante, da un lato, raccontare quello che facciamo a tutti i tipi di pubblico, comprese le persone giovani, che devono essere, sono le prime a dover essere sensibilizzate, perché ovviamente è il momento più, diciamo, ricettivo, l'età più ricettiva, quindi è importante che si rendano conto di che cosa avviene in un ospedale, che cosa avviene in un laboratorio di ricerca, che cosa c'entra la ricerca con quello che poi viene fatto all'interno di un ospedale. Sensibilizzare su questi temi è importante fare cultura scientifica, perché ovviamente le scuole fanno già diciamo, la loro attività scolastica e ovviamente hanno un programma, ci sono docenti che spesso sono bravissimi docenti, però i mezzi sono quelli che sono, ovviamente non ci sono laboratori professionali, a volte neanche non professionali, non c'è nulla all'interno delle scuole, perché purtroppo la situazione è questa e quindi diciamo l'associazione Mercurio insieme all'ospedale hanno potuto portare diciamo all'interno della scuola delle realtà che non ci sono. Io credo davvero arricchendo l'esperienza degli studenti, dei docenti anche, perché moltissimi docenti erano veramente interessati a quello che facevamo, avevano un sacco di domande, quindi diciamo non è stata un'esperienza proficua solo per gli studenti che hanno partecipato, per noi, per i ricercatori che sono venuti, ma anche per i docenti, quindi è stata sicuramente una bellissima esperienza.